lo strumento dello sciopero, no, è, lo abbiamo visto anche in passato, che era in grado di incidere anche nelle dinamiche. Pensiamo alla Francia. La Francia, quando ci sono stati scioperi generali, era un paese, è stato per, lungo, per un periodo un paese bloccato. Silibaldi lo ricorderà, le manifestazioni della metropolitana di Parigi, tutto fermo. Forse in Italia da noi lo strumento ha cominciato a perdere quel ruolo e quel potere, in realtà? Ma allora, partiamo dal presupposto che lo sciopero è un diritto, quindi il fatto che ci sia appunto un ministro, un esponente del governo che irride uno sciopero che è stato convocato proprio per protestare contro le politiche di quel governo, io lo trovo assurdo, anche perché capisco che al governo dia fastidio che si parli della manovra, visto che stanno cercando di spostare l'attenzione e parlare di tutto tranne della manovra economica, però è giusto che chi protesta, poi voglio dire un'altra cosa, chi scende in piazza lo fa anche per chi non può farlo, danno voce anche a chi non ce l'ha, e paga, ed è peraltro giusto, cioè paga, chi scende in piazza certo paga, lo fa a sue paga spese, lo fa anche rinunciando a dei giorni di lavoro e quindi di ovviamente soldi, ne paga uno scotto, quindi è anche una grande forma di partecipazione quella di decidere di aderire ad uno sciopero, di scendere in piazza, di protestare contro le politiche di un governo che obiettivamente, dobbiamo dirlo, cioè questa è una manovra che ha deciso di accontentare i mercati finanziari, di lo ha detto candidamente il ministro dell'economia Giorgetti, cioè accontentiamo, non scontentiamo i mercati finanziari e invece scontentiamo tutte le forze sociali importanti nel nostro paese, chi? Le famiglie che hanno visto scendere il loro potere d'acquisto del 15% in due anni mai compensati da aumenti salariali, i pensionati che hanno visto perdere, addirittura peggiorare la legge Fornero o nel caso di 700.000 dipendenti pubblici le pensioni tagliate, cosa mai vista. Se è così vorrebbe dire la piazza sarà piena di milioni di persone. I poveri che hanno visto ancora di più, come dire, un governo che volta loro le spalle anche abolendo il reddito di cittadinanza, abbiamo visto che la povertà è aumentata e ne pagheranno le spese maggiormente, e i giovani, ne abbiamo parlato poco fa, i giovani che non vedono opportunità in questo paese di lavoro, perché il lavoro che sta crescendo, l'occupazione, ma un'occupazione precaria, una scarsa occupazione precaria, che non vedono aumentare i salari, che cosa fanno? L'alternativa che hanno è abbandonare il nostro paese. Allora, se non è questo il momento di scioperare contro le politiche del governo, io mi chiedo quale sia. Non lo so. Un collante che in questo momento non c'è e che le alleanze si devono cercare sui temi che interessano la gente, che sono il lavoro, la sanità principalmente, la condizione dei nostri giovani, e bisogna cercarlo con i cittadini, con ieri sera cittadini, non cioè, con Grillo ha dato guardi, il giudizio sui se, 5 Stelle. Se vuole su questo, guardi, ci arriviamo subito con... possiamo rispondere ampiamente a tutte le polemiche che ho letto stamattina sui giornali, che trovo veramente sterili e a tratti anche un po' ridicole. Però restiamo sulla manovra, che credo che sia la cosa più importante in questo momento, piuttosto che le parole di Beppe Grillo. Una manovra che scontenta tutti, e bene fanno le persone che scendono in piazza anche per, come dire, tenere alta l'attenzione, nonostante il fatto che tra premierato, Albania, migranti, la Premier cerca in tutti i modi di spostare l'attenzione, perché è in evidente difficoltà ad ammettere che sta disattendendo tutte le promesse che in 10 anni di opposizione Meloni Baldino, ha fatto. Baldino, adesso torniamo anche alla... Riparto da te, Borgonovo, che quando parla Grillo non si capisce mai quando c'è sarcasmo, ironia, che è sempre un confine molto labile, oppure la famosa verità. Su alcune cose evidentemente scherzava, cioè evidente dai tono che aveva, non è che stava ha scritto un de profundis del suo movimento, però alcune cose le ha dette, una bella frecciatina a Conte l'ha tirata, e si conferma, no? Uno che appunto quando parla non si capisce, quindi va benissimo a fare il politico. Ha detto una cosa a proposito di lavoro molto vera, no? Che giustamente ride l'esponente dei 5 Stelle. Certo, ma che rido, perché siete ridicoli, davvero, veramente. Nel commentare chi? Grillo, io ho letto stamattina, ho ascoltato stamattina delle cose esilaranti, per non dire ridicole, qui, davvero. Vediamo. Allora, quello che leggo nel day after la performance di Grillo è la parabola un po' della critica e del giornalismo italiano, che ha sempre cercato in 40 anni di carriera, adesso Beppe ha 75 anni, di confinarlo in telesteri di categorie. Non
c'è mai riuscito, perché Beppe non si fa confinare nelle serie categorie, perché non risponde a quelle, a quei parametri lì. Allora, siccome non ci riesce, che cosa fa? Lo critica, perché è la cosa più facile da fare, ma non capisce quello che Grillo dice e non l'ha mai capito. E, la, e il risultato sa qual è? Che dopo 40 anni noi oggi stiamo ancora parlando di Beppe Grillo. Ancora noi parliamo di Beppe Grillo, del suo spettacolo, di quello che ha fatto nella sua vita. Vorremmo parlare di politica. Come dire, la performance di Grillo la riusciamo a capire, è venuto incontro, le assicuro, anche alle nostre ridotte capacità mentali, per cui siamo in grado di interpretarlo. Il problema è che la performance, Bandino, l'avete fatta anche voi e gli italiani l'hanno capita benissimo. E infatti avete perso una tonnellata di voti. Ma voi ci state, ci state, scusi, state celebrando il nostro funerale da 15 anni e siamo ancora qui, evidentemente siete voi che non capite. Molto semplice. Il problema è che non la capiscono gli italiani, perché se gli italiani non votano più come prima... Siamo andati al governo in 10 anni. Siete andati al governo una volta. Vuol dire che voi non ci avete capito. Un'altra volta, mi scusi, un'altra volta assieme al Partito Democratico. Ma quando mai è successo in Italia una forza politica che diventa forza di governo in meno di 5 anni dalla sua fondazione? Mai successo, è la prima volta. E ancora siamo qui comunque a dettare l'agenda politica, perché se in Italia si parla di salario minimo legale, lo si deve al Movimento 5 Stelle, se si parla in un certo modo di ambiente, lo si deve al Movimento 5 Stelle. Se in Italia c'è il PNRR, lo si deve al Movimento 5 Stelle, questo bisogna che ce lo riconosciate. Mi faccia fare, mi perdoni, mi faccia fare qualche apostrofo rosa fra le parole a geografia ogni tanto, no? Allora, io capisco che a lei piaccia molto Beppe Grillo, piace a tutti noi, ci diverte molto, ha sicuramente avuto grandi spunti interessanti. Purtroppo, quando il vostro movimento, che partiva con ottime premesse, è andato al governo, ha fatto l'esatto contrario di quello che proponeva. Voi siete stati un partito, ad esempio, un partito che ha molto puntato, ad esempio, sul quelli che oggi si chiamano Novax, e poi siete quelli che hanno chiuso in casa le persone. Siete un partito che ha molto puntato. Ma non è vero quello che ha solleticato i Novax è stata Meloni quando era all'opposizione durante la pandemia. Io assisto. E a proposito di manovra, eravate in piazza sabato, il leader Conte ha annunciato una contromanovra che declinerà in una serie di emendamenti. Quali sono i punti cardini della proposta alternativa dei 5 Stelle? Sì, veda, noi stiamo procedendo a un corposo ciclo di audizioni delle parti sociali, dei lavoratori, degli stakeholders, delle imprese, e abbiamo formulato un corposo pacchetto di emendamenti, una vera e propria contromanovra che prevede misure per favorire gli investimenti da parte delle imprese in prodotti innovativi, in crescita, in sviluppo, che prevede ulteriori interventi per la casa, ad esempio attraverso il favorire la cessione dei crediti edilizi, i crediti che derivano da interventi edilizi, una seria lotta all'evasione fiscale, interventi che consentano all'Italia una vera evoluzione ecologica e digitale. Grazie. Della medaglia, da una parte c'è il premierato, dall'altra cartello 48 c'è ad esempio il cuneo fiscale, diciamo, Banca Italia dice guardate, dal rinnovo del taglio del cuneo fiscale sono 400 in più euro l'anno a famiglia, da IRPEF 200 in più, consideriamo i 400 però sono in più se lo levassero, non è che un'ora si trova 600 euro, 400 già non ce li hai da Draghi, diciamo, adesso quindi sono 200 euro in più a famiglia. I consumatori dicono che ci facciamo col caro vita, 2200 euro a famiglia ci abbiamo rimesso. C'è un paradosso, cartello 51, perché poi una cosa sono gli annunci, una cosa poi andare a vedere le cose, no? Allora, se uno ha un reddito di 35.000 euro lordi l'anno, se guadagna un solo euro in più perde 1.100 euro, perché naturalmente sali per una categoria e questo ti fa perdere. Cartello 49,
Ci sono poi da considerare queste. Allora, ci sono delle tasse in aumento per gli imprenditori, che è una base importante del voto di centrodestra. 1 miliardo di benefici fiscali in meno. Ci sono delle tasse sulla casa, è la seconda o anzi addirittura la terza. Se vai a vedere la cedolare secca, salgono i pannolini, il latte in polvere, i seggiolini, auto per bambini, gli assorbenti e sigarette, ma pure loro che potevano fare? Ma, intanto questa manovra... 3 aggettivi, austerità, austerità, austerità. È una manovra che ci riporta indietro, non mette nulla sulla crescita. E la cosa incredibile è che Fratelli d'Italia, sì, ha preso i voti, ma su cosa li ha presi? Li ha presi dicendo che avrebbe aumentato le pensioni, li ha presi dicendo che avrebbe fatto i blocchi navali, li ha presi dicendo che avrebbe riportato la crescita nel Paese. Questa manovra finanziaria di crescita per il Paese, ci sono 0 euro, ci sono 2 miliardi di tasse, ci sono regali per le banche, ci sono... fiscale, per esempio. Ma il taglio del cuneo fiscale abbiamo visto adesso che non porta il taglio del cuneo fiscale, abbiamo visto adesso lui dice il taglio del cuneo fiscale vale 10 miliardi, ma bisogna vedere quanto incide in busta paga. Ma ci vogliamo ricordare che noi veniamo fuori da un periodo di inflazione straordinaria, noi veniamo fuori da una situazione di inflazione straordinaria, da una situazione in cui le famiglie hanno pagato i mutui molto più di quanto dovevano fare prima, una situazione in cui c'è stato il carapito, certo che riguarda una questione europea. Vogliamo parlare dei salari. In Francia non c'è l'inflazione. Ma cosa stiamo facendo noi? Noi non stiamo mettendo un euro. L'inflazione determinata dalla guerra in Ucraina, dal Covid e dalle politiche scellerate della BCE che ha continuato a aumentare i tassi. La risposta è non rispondere, distrarre con il premierato, distrarre con la precettazione dei scioperi, non mettere un euro per sostenere chi ha bisogno. Allora, il premierato è un qualcosa, lo ribadisco. Non torniamo sul premierato perché siamo sui tassi. Infatti il tema della classe dirigente è un tema di credibilità. Questa classe dirigente che abbiamo al governo non ha nessuna credibilità. E quella ha iniziato... dei 5 Stelle c'aveva una credibilità. Ma guardi, noi sicuramente le cose le abbiamo fatte e le difendiamo. Almeno non abbiamo raccontato bugie. No, voi in campagna elettorale, sono state fatte delle bugie mirabolanti. È stato detto che si abbassavano le tasse. Parliamo delle pensioni. Questo governo è riuscito anche a peggiorare la Fornero, che pure ha versato così tanto. Vogliamo parlare di quello che ha fatto adesso ai 700.000 dipendenti pubblici, abbiamo chiamato eroi, medici, infermieri, e adesso gli tocchiamo le pensioni. Ecco, questa è incapacità di questa classe. Chiedo proprio un fulmine. Eccoci qua di nuovo in studio, ci ha raggiunti Francesco Silvestri, capogruppo del Movimento 5 Stelle, ben trovato. Buonasera. Si è espresso il garante Silvestri e quindi non c'è forzatura politica. Ma io reputo che l'attacco della Lega è stato del tutto gratuito. Per una persona che chiedeva pieni poteri, che sta facendo una riforma, vuole fare una riforma del premierato che depotenzia il Presidente della Repubblica e che hanno il record di decreti, personalmente attaccare anche lo strumento dello sciopero l'ho trovato quantomeno bizzarro. Ma il punto non è tanto lo sciopero, su cui adesso la stampa e la politica di maggioranza vuole porre l'attenzione. Il punto è perché la gente sciopera e perché la gente è arrabbiata. Cioè il merito dello sciopero. Ma assolutamente sì. In questi giorni stiamo vedendo ad ogni pretesto per spostare l'attenzione dalla manovra. Albania, scioperi, no. Il punto è questo. L'ufficio di bilancio che prima citava Sappino ha detto proprio oggi che nei prossimi 20 anni ci sarà lo Stato, grazie a questa manovra, risparmierà 32 miliardi sulle pensioni e quindi abbiamo 700.000 dipendenti pubblici avvelenati, sciopero o non sciopero, avvelenati per quello che sta succedendo, dipendenti pubblici, medici e infermieri. Cioè prima gli abbiamo detto che erano i salvatori della patria, c'era l'infermiera che abbracciava l'Italia, se la ricorda, ecco, quell'infermiera che abbracciava l'Italia ci avrà una pensione minore rispetto al precedente. Abbiamo una mannaia di tasse, IVA che aumenta sui prodotti di femminili e sull'infanzia. Dice parliamo di questo invece che discutere tra il vicepresidente del Consiglio e i sindacati. Ma soprattutto, e chiudo, parliamo della mancanza di coraggio di questo governo, che poteva prendere delle risorse dagli extra profitti bancari e invece hanno preso la mia proposta e l'hanno deformata ed è diventata una buffonata, infatti non stanno vedendo una lira dalle banche, e soprattutto potevano evitare di mettere altri soldi sul Ponte dello Stretto e altri soldi sulle armi. Quindi i fondi si potevano trovare per migliorare questa legge, ma non hanno avuto il coraggio.
Barbara Floridia, ci sono stati degli scivoloni di questo governo che in qualche modo sono coperti dalle polemiche di cui stiamo parlando, molto evidenti. Allora, prendiamone due: banche, cartello 44. Ci ricordiamo come era stato presentato. Non so se abbiamo l'RVM di Giorgia Meloni che presenta questo intervento. Comunque ve lo riassumo io, insomma, è ora che le banche paghino quello che devono pagare, e se lo possiamo recuperare lo recuperiamo. Allora, succede che le banche hanno fatto utili record per 43 miliardi quest'anno, più 70%, nessuno ha pagato la tassa, perché ha fondamentalmente due possibilità: o paghi le tasse o ricapitalizzi, e ovviamente si sceglie di ricapitalizzare. Cosa è successo poi? Il carburante, quello l'abbiamo, vi ricordate quando la benzina saliva, Giorgia Meloni è arrivata in conferenza stampa e ha presentato così l'intervento sui carburanti. Abbiamo fatto una cosa ancora più importante, e cioè stabilito che in ogni benzinaio, oltre all'obbligo di esporre il prezzo alla pompa di quel benzinaio, ci sia insieme il prezzo medio giornaliero, perché questo automaticamente ci aiuta a combattere alcuni, quelli che dovessero essere i, non molti per la verità, lo voglio dire, comportamenti sbagliati. Bello che poi non molti, perché sennò se uno si mette contro pure i distributori, finisce con 45. Guardate questo cartello, poi ne faccio vedere un'altra cosa e le do la parola. Il TAR annulla l'obbligo dei benzinai di esporre il prezzo medio. Ma, ancora di più, cambiamo argomento. Vi ricordate Cutro, l'intervento molto duro sulla immigrazione? Inseguiremo in tutto il globo terracqueo gli scafisti. Cartello 23, che succede? Allora, quattro sentenze hanno smentito il decreto. Sulla prima il governo ha detto, beh, però è comunista, stava alla manifestazione. Poi ne sono arrivate altre tre. Allora, che è successo? Nessuna nuova richiesta di convalidare i trattamenti. È finito là, non l'hanno utilizzato, il governo non ha utilizzato il decreto. Il centro trattenimenti migranti dai paesi sicuri, quello di Pozzallo, è vuoto. Li metteremo in Albania, ma in Italia c'entrerebbero. Barbara Floridia, tutto questo... Questi sono tre flop, no? Poi magari avremo tanti successi di cui parlare, però questi tre flop sono stati in qualche modo archiviati dall'opinione pubblica, che ragiona su altro, è così? Sì, perché in questo momento noi dobbiamo focalizzare che oltre il flop c'è sempre lo spot. Sono gli unici due temi della Meloni e di questo governo. Che cosa succede? Gli extra profitti. Avevamo anche noi suggerito e sposato l'idea di una norma sugli extra profitti, ma come l'hanno fatta? Ovviamente tiepida, e infatti non ha funzionato. Per quanto riguarda anche le accise, si è loro sempre detto... Loro fatta forte, poi Cattaneo dice siamo intervenuti noi di Forza Italia ed è diventata tiepida. Ed è diventata tiepida, infatti non ha funzionato e non siamo riusciti prego, a recuperare... Maurizio Mannoni, prego, Fabio Granata, accomodatevi, prego, continui. Non siamo riusciti a recuperare le risorse, i miliardi che avremmo potuto recuperare. Ma attenzione, sono tornati indietro per quanto riguarda anche le accise, e quindi tolto lo sconto sulle accise, la benzina è aumentata, i cartelli ovviamente non hanno funzionato, ma mi faccia dire una cosa, su tutto siamo quasi abituati a ciò che fa la destra, ma il tradimento su casa e pensioni io credo che era veramente inarrivabile. Ci arriviamo. Peggiorare la Fornero era davvero difficile, peggiorare la Fornero, e soprattutto, lo dico anche a quelli di Forza Italia, andare a mettere a rischio la casa, non aiutare chi deve comprare la prima casa, è veramente una scelta deleteria, soprattutto per le nostre politiche. Non ci sono nuove tasse sulla casa. Allora, guardate quali sono i cartelli. È vero che è stata smantellata le tre? Lei è presidente della Commissione di Garanzia. Il servizio pubblico è in grande difficoltà in questo momento, e ricordiamoci che innanzitutto è in difficoltà per la riforma Renzi del 2015, che praticamente consegna la RAI al governo di turno, e questo è sbagliatissimo. E poi adesso in questa legge di bilancio mettono in crisi il servizio pubblico con le risorse, facendo il gioco delle tre carte, e prendono in giro i cittadini che hanno tagliato il canone al comma 1 e che al comma 2 inseriscono nuovamente le stesse risorse, anzi un po' meno, addirittura come aiuti di Stato all'infrazione europea. Fabio danno Granata, su danno. Che io non vorrei spendere qualche miliardo di euro per un ponte in mezzo al mare quando poi sia in Sicilia che in Calabria ponte i treni no. Non ci sono, vanno a binario unico,
E quindi aveva ragione Renzi quando diceva, quando era un altro Renzi, nella vita precedente, quando diceva quei soldi usiamoli per sistemare le scuole. Vedi, hai Granata, la pensava come lei. Zero. L'ha superata a destra. Allora, Laura del Santo. Ha ipotecato un ministero, il Ministero delle Infrastrutture, non potrà per i prossimi 10 anni investire soldi sì, per niente. Sì, pressa quello che ha detto quest'anno, ma vedrà che, niente, vedrà che poi 12 sarà miliardi, qua parliamo molti emendamenti. Veramente si può parlare di sciopero generale quando una delle principali tre sigle sindacali, cioè la CISL, non fa parte di questo sciopero? E ieri su questo è stato anche lo stesso segretario Sbarra a sottolineare: non possiamo chiamarlo sciopero generale perché se la seconda sigla non è coinvolta e non aderisce, non è tale. Non credo che il problema degli italiani sia se lo sciopero sia generale o parziale. Ma perché questo cambia la possibilità, cioè i tipi di intervento e di sciopero che si possono fare. Non c'è assolutamente dubbio. Il problema è che lo sciopero è una cosa legittima purché non si faccia. Questo principio, secondo me, non ha senso. E io ho assistito, ovviamente le opinioni sono diverse, al distaccamento totale della politica dalla realtà. Cioè questa è una manovra devastante sul piano delle tasse. Io credo che questo governo dovrebbe abituarsi alle persone che protestano e tra l'altro si deve abituare perché tra un po' scenderanno in piazza anche medici e infermieri a cui loro, 700.000 persone, a cui loro hanno ridotto le pensioni. Non credo siano tutti pazzi, credo semplicemente che ci sia una sconnessione proprio della maggioranza rispetto agli effetti di quello che sono le loro manovre, che stanno devastando temi principali per il paese come la casa. Ieri in audizione ANCE ha detto che ci saranno 1,9 miliardi euro di tasse in più su questo, di danneggiamento in più. La questione delle pensioni agirà per 32 miliardi in 20 anni, ci sono i medici che sono inviperiti per questo. Questo ieri però Giorgetti ha assicurato che ci sarà insomma un intervento per quanto riguarda le pensioni dei dipendenti pubblici. Ma allora perché l'hanno fatto? Cioè il punto è che loro vogliono intervenire su una cosa che hanno fatto 2 settimane prima, potevano non farla. Noi adesso proporremo degli emendamenti correttivi. Io mi auguro che questa maggioranza abbia la compiacenza di rimediare a una cosa che ha fatto 2 settimane fa, perché quando sento la maggioranza, i ministri, sembrano che stiano commentando una manovra fatta da altri e che loro vanno ad emendare. No, la manovra l'hanno fatta loro. Questa pioggia di tasse che stanno mettendo sull'IVA, sull'infanzia, sul genere femminile, sulla casa, sulle pensioni, l'hanno fatta loro 2 settimane fa e adesso cercano di fare opposizione a se stessi. Fatele meglio queste manovre se dovete fare opposizione a voi stessi. Allora tanto per sì, tanto per un attimo perché sì, poi sì, rispondi, però mi faccio anche fare una domanda rispetto all'intervento di ieri di Giorgetti. L'avete citato, l'ha citato sì, lei, ne abbiamo parlato anche prima, le rassicurazioni che sono arrivate sicuramente sul fronte delle pensioni. Diverso è per quanto riguarda il prolungamento del superbonus. Questo è un tema chiaro anche a Forza Italia. Giorgetti ieri ha chiuso la porta completamente a questa ipotesi, ha detto che soltanto nel mese di ottobre è costato 4,2 miliardi. Allora vorrei capire, visto che finora abbiamo sempre parlato di una manovra in qualche modo blindata, se su questo tema, sulle questioni della casa, Forza Italia è comunque intenzionata a fare un ragionamento, a presentare possibili emendamenti magari anche sul fronte della delega, non proprio andando a toccare la manovra. Ma allora sì, grazie per la domanda. Vorrei partire però da quello che diceva Silvestri poco fa. Cioè, io mi rendo conto che l'opposizione debba fare l'opposizione, anzi io li ringrazio, ma scendete in piazza, fate, è giusto che ci sia un'opposizione, almeno ogni volta che voi scendete in piazza e dite qualcosa si capiscono e si tastano con mano le reali differenze tra la maggioranza e voi chiacchierate e noi facciamo i fatti. La questione dei medici verrà risolta. Lei dice si poteva non fare, le do ragione, non è che le vengo a dire, però la manovra non è che è una tavola di Mosè stampata a fuoco intoccabile, sappiamo benissimo, voi avete fatto manovre e le abbiamo ritoccate, le avete ritoccate voi stessi fino al 24 di dicembre, ancora un po' andavamo in esercizio provvisorio, il 19, io voglio ricordare, io c'ero, lei non lo so, nel 2019 sì, ancora un po' al Senato andavamo in esercizio provvisorio perché il 27 di dicembre ancora la manovra non c'era. Siamo andati, detto in esercizio, questo, stiamo parlando del 2019, siamo nel 2023. No, siccome voi le avete
infatti, aggiorniamo l'anno. Le avete ritoccate, ci avete messo 4 mesi per fare una manovra. Parliamo del 2023, non del 2019. Vabbè, vi fa comodo non ricordare lo schifo di manovra. Ma è la Meloni, è la Meloni che ha detto di non fare emendamenti. Ma infatti si è ordinato la Meloni di non fare emendamenti. Noi non siete d'accordo, chi a casa lo sa già, lo sa benissimo. Allora, noi faremo una manovra a tempi di record, perché dobbiamo dimostrare e dare un segnale anche ai mercati, e quindi lo faremo entro il 15-16, la metà di dicembre, daremo finalmente una manovra di bilancio all'Italia e agli italiani. Lei ha raccontato una storia di una sorta di fake news che appunto mi rendo conto dovete fare opposizione, ma non con le bugie, la roba dei pannolini e dei generi femminili. A quando governavate non è vera. Voi, l'IVA era il 22%. Ma non è vera? No, che non è vera, perché l'hanno ridotta loro, ma dice, l'hanno, sono stati loro a ridurla l'anno scorso. Lei ha mai comprato un pannolino? Non ho comprato un pannolino, però leggo i giornali, guardo le schede della commissione bilancio. Faccio il mio lavoro. Ma chi compra pannolini a differenza sua, che parla senza sapere, sa benissimo che se compra un pannolino oggi lo paga al 10% con la nuova manovra di bilancio. No, lo pagava al 5% prima. E adesso. A voi 10. Lo paga il 10. Ma voi eravate 22. Ma cosa? Per favore Silvestri, io un attimo la pazienza, ordine. Perché a casa mia se un pannolino costava con loro più 22% di IVA e oggi costerà più 10. Vero. E comunque non più, è vero, meno 12. Faccio comunque meno di prima. Faccio appunto anche io su questo. Prima di voi costava di meno, adesso costa di più. Semplice. Per favore, dobbiamo affrontare tante questioni. Benissimo, arriviamo a... Se mi chiuda questa cosa, vorrei sapere se sul super bonus potrebbe essere uno degli emendamenti a questo punto a cui riflettete. Ripeto quello di prima, bisogna vedere se ci saranno le coperture. Sicuramente non faremo strappi e non andremo contro il governo, perché siamo una forza di maggioranza responsabile che non vuole assolutamente andare a, ripeto, per l'ennesima volta a fare quello che hanno fatto loro con i conti dello Stato. Detto questo, il grido di dolore delle famiglie c'è, va valutato, però appunto già nel mese di ottobre Però io Silvestri, parlando di emendamenti, vorrei tornare a lei, perché voi invece dell'opposizione sicuramente ne presenterete più di uno, insomma. Ci state lavorando. La Meloni lo può ordinare a loro, non a noi. Io le vorrei chiedere però se c'è anche, diciamo, dopo la manifestazione che abbiamo visto sabato in piazza con il presidente Conte, che insomma è andato, diciamo, alla manifestazione del Partito Democratico, se e su quali temi state lavorando ad emendamenti congiunti di opposizione o se non ce ne saranno. Allora, il punto è questo rispetto a quello che è stato detto, mi perdoni. La questione del superbonus è veramente grottesca, perché stiamo parlando di una maggioranza che la scorsa legislatura ha presentato mozioni e ordini del giorno per presentare la nostra formula di superbonus, perché allora andavano presi i voti alle persone che aderivano al superbonus. Oggi si mente dicendo che costa allo Stato 20 miliardi l'anno, cioè questa è una menzogna senza fine che è già stata screditata e che ovviamente le persone a casa non credono. Detto questo, è una manovra a crescita zero, quindi noi faremo emendamenti per dare risorse alle imprese, perché questa è una manovra che dal punto di vista delle imprese non crea posti di lavoro e non gli dà risorse per investire ed essere competitive rispetto al mercato europeo. Cercheremo di dare più fondi ai comuni, cosa che loro hanno tolto in maniera lineare, quindi tolgono il reddito di cittadinanza, gli lasciano i disagi sociali, gli tolgono anche i fondi. Sul caro vita non hanno fatto nulla, non c'è un euro per quello che è stato il costo che hanno sostenuto le famiglie sul caro libri, sul caro benzina non hanno fatto nulla, su tutto quello che grava sul bilancio delle famiglie non c'è un euro. Quindi il punto non si tratta di strappare o non strappare della maggioranza, agli italiani dei vostri rapporti gli interessa il giusto, non gliene frega assolutamente nulla se litigate o no, gli interessa se la legge di bilancio va a migliorare le loro vite o no. E questo non lo fa, ed è indegno che la Meloni vi abbia ordinato di non fare emendamenti su una manovra di bilancio così bassa. Il taglio del cuneo non va in questa direzione? Il taglio del cuneo l'aveva fatto il governo Conte, il governo Draghi, adesso lo sta confermando. Un po' di punti in più, questo lo sa anche lei. Vado a studiare, Io studio. Lei deve andare a studiare, lo deve dire all'ufficio di bilancio. Non sa neanche cosa c'è nella manovra di bilancio. Lei lo dovrebbe dire all'ufficio di bilancio. 14 miliardi cosa sono? All'ufficio di bilancio. Abbiamo sentito
c'è un euro in più in busta paga perché è una cosa strutturale che si sta prolungando. Probabilmente cioè, a lei 100 euro in più in busta paga. A me a 100 euro. Quando fa il parlamentare, chi si è davvero. Guardi, non lo dica da Forza Italia, la vado a dire alla Santanchè. Lo vado a dire alla Santanchè, che ne lo vado a dire alla Santanchè e ai suoi colleghi di Forza Italia. Lo vado a dire alla Santanchè e alla. Vado a dire di pagare gli stipendi alla Santanchè e ai suoi amici di Forza Italia. Do la parola che ti riga per la nostra rassegna, c'entra, così vi calmate entrambi. Signori, vi devo far silenziare i microfoni, per favore. Ma guardi che io compro pane, latte e pannolini che state aumentando a dismisura sotto tutti. Per favore, andiamo da che ti riga, andiamo da che ti riga, andiamo da che ti riga. Queste cifre che ha dato l'onorevole Messina sono ovviamente cifre importanti che fanno raccapricciare, cioè ha detto è stata fatta questa misura e poi praticamente è sfuggita di mano alla politica, cioè, questo è il tema, perché questo, ora a prescindere dalla bontà della misura iniziale in un periodo di Covid, la cosa che fa tremare le vene ai polsi è che la nostra classe politica non si sia accorta che sarebbe esploso questo problema enorme, perché le cifre che ha dato sono quelle, insomma. Io la tranquillizzo su questo e tranquillizzo chi ci ascolta da casa, perché sono cifre false, quindi possiamo stare tranquilli, perché questa è la narrazione che il governo fa da mesi per giustificare il fatto che al signore che oggi anche è a Trieste l'esponente di maggioranza non dà una risposta, non gli dice come risolve il suo problema, e quindi si inventano questa sorta di paradati dicendo quanto è costato il superbonus, ma non dicendo mai quanto ha generato di utili, di posti di lavoro e di benefici per le casse dello Stato. Parliamo di 100 miliardi di maggior gettito fiscale, ma questo dato se lo dimenticano sempre, perché si ricordano, no, io non l'ho interrotto, mi scusi, si dimenticano sempre la parte positiva, ricordano soltanto quanto è costato, ma questo lo fanno proprio per non dare risposta a questi imprenditori. Invece, per dare risposta a questi imprenditori, il Movimento 5 Stelle, invece di raccontare dati falsi in televisione, presenta degli emendamenti in legge di bilancio, cosa che la maggioranza di governo invece non può fare, perché ha ricevuto l'ordine. Io non l'ho mai interrotta, siccome lei dice che sono dati falsi, sono dati falsi, e la prego di non interrompermi perché io l'ho lasciata parlare. Quindi, siccome non sanno dare risposta a questo imprenditore, i dati, ragazzi, sono quelli. Voi stessi avete messo un dato diverso nella grafica, perché mentre lui parla di 140 miliardi, voi mettete 90 miliardi, allora 92 è falso. Per me è falso sul totale, 90 miliardi sono fino al 2024. Detto questo, lei che oggi è governo dovrebbe dare una risposta a questo imprenditore, dovrebbe dire cosa si fa. Noi presentiamo un emendamento, noi che siamo liberi di poterlo fare a differenza della maggioranza del governo Meloni, presentiamo un emendamento in cui diciamo di prorogare per tutte quelle aziende che sono arrivate almeno al 30 o al 60%, fino a giugno, ne presentiamo giusto? Due emendamenti, uno al 30% e uno al 60%, sì, per dare una risposta proprio a questi imprenditori che sono in difficoltà. Questo emendamento, faccio notare, lo presenta anche Forza Italia. Cioè, la parte importante della maggioranza del governo Meloni presenta l'emendamento uguale a quello del Movimento 5 Stelle, e vi invito ad andare a leggere la mozione Mazzetti di Forza Italia, che sono 8 pagine di elogio del super bonus, dove vengono raccontati tutti i dati veri di tutti gli studi fatti sul super bonus. Questo è il vostro. Ma soprattutto oggi io dico che bisogna dare una risposta a questo imprenditore e a 50.000 imprese italiane in difficoltà. Il Movimento 5 Stelle lo fa presentando un emendamento chiedendo la proroga per questa azienda. Altri vanno in televisione a raccontare dati di convenienza. Nero su bianco, io volevo tornare. Infatti, Annalisa, Nicola voleva proprio replicare a questo. Certo. Allora, preciso, questo è un dato molto importante, che io personalmente tutti i cantieri che dovevano fare il super bonus e con cui ero in tempo a disdire, li ho disdetti tutti, abbiamo varie amministrazioni condominiali che possono confermarlo, ma i lavori che avevo purtroppo già iniziato con i ponteggi su e con le case completamente demolite, come questa casa dove è stato demolito il 99% di tutti gli intonaci, i decori e tutto, come fai ad abbandonare un cantiere del genere? Come fai a non far finire un cantiere del genere? Qui c'è tutta povera gente, qualcuno sono andato anche via da questa casa. Io ho fatto il più possibile fino adesso. Avete tanti sistemi per fare le proroghe, magari diluire i crediti da 4 anni a 7 anni, a 10 anni, così si diluirebbe anche la spesa. Avete tante possibilità, basta volerlo, ma fateci finire i cantieri finiti, perché mai più mi fiderò dello Stato, mai più, perché mi sta rovinando la vita.
mi sta rovinando la vita. Di stress, di nervi e tutto quanto. Allora, anche no. Forza Italia ha presentato un emendamento che sembra abbastanza fotocopia a me, con quello dei 5 Stelle. A me fa un po' sorridere, intanto che si dia alla Corte dei Conti e all'Istat di essere falsi, di dichiarare dati falsi. Questo, vabbè, anche Banca d'Italia ha dato dei dati allarmanti. Anche Banca d'Italia. Vabbè, ma tutti, sono tutti cialtroni. Sono tutti cialtroni. Sono tutti cialtroni. Una cosa e non dicono quanti benefici ha portato. Sono tutti cialtroni. Di raccontare le cose. No, ma noi le raccontiamo. Non voi, benefici, voi. Ma è chiaro che se io metto governo soldi, Draghi, ma eravate in maggioranza, lei era in maggioranza, lei era in maggioranza con Draghi e lei e il suo governo e il suo presidente non trovano solo i soldi per dare una mano a questo imprenditore. Scusi, il governo Draghi, di cui il Movimento 5 Stelle era esponente di maggioranza insieme all'allora presidente Conte, insieme alla Lega, insieme al governo Forza Draghi Italia. Non c'eravamo noi, eravamo non c'era, fuori diciamo, però, Draghi, Forza Italia? Fratelli d'Italia. No, Forza Italia. Ma lei pensi per lei, non pensi a Forza Italia. Lei era in maggioranza con Draghi. Ci pensi lei, Forza allora Italia. Oggi le sta presentando un emendamento contro voi. Perché non litigate sul super bonus Draghi? Perché non avete fatto ma cadere litigate allora sul super Draghi bonus. Quando ha fatto la misura ma invece di litigare sul super bonus con Forza Italia, date una risposta a questo imprenditore. La possiamo buttare in caciara quanto vuole. No, non lo facciamo. E allora, ma interrotta lei che interrompe. Possiamo interrompere, ci interrompiamo. E poi, oggi ma l'imprenditore poi dà una risposta no? E di nuovo all'imprenditore dà una risposta ma lei no? Mi fa parlare adesso mi fa parlare io, poi io rispondo no? Io rispondo intanto dovrebbero mandare una bella lettera a voi del Movimento 5 Stelle che avete preso in giro gli ma italiani ma dà una mano a questo imprenditore lei non mi fa parlare non ho capito se dà una ma mano se all'imprenditore lei mi fa parlare no lei parla del passato il signore è in difficoltà adesso 50.000 imprese italiane sono in difficoltà voi parlate di cosa? Studio Birondini. No, però posso segnalare che la risposta che arriva stamattina al governo a questo imprenditore è arrangiatevi? Posso far presente questa cosa? Faranno qualcosa quando? La legge di bilancio è adesso. Non possono presentare emendamenti. Cioè, non ne presentiamo uno di dicembre, per prorogare. Io come per la prorogare. Sensazione uscirà un po' il ma non dal mi pare che Giorgetti abbia detto poi. Questo. Mi pare che una forza di maggioranza che si chiama Forza Italia abbia copiato un nostro emendamento che chiede la proroga, ma è evidente. Ma è evidente che non verrà approvato ad oggi. E quindi ad oggi il governo Meloni a questi imprenditori sta dicendo arrangiatevi. Vorrei dire un'altra cosa, che il debito pubblico lo si ripaga aumentando il PIL, aumentando la crescita. In questo momento la crescita d'Italia è a zero e vorrei ricordare... È colpa anche un po' dei tassi della BCE, è colpa anche dire, delle cavallette, è colpa di questo governo, perché non è possibile che non sia mai colpa di niente su le questo governo. No. Vorrei far presente che nel 2020 questo, l'Italia ha fatto il 7,4 di PIL, nel 2021 ha fatto il 7,1 di PIL. Quello è il modo per ripagare il debito pubblico. Non certamente sulla fare crescita, favori, certo. Non certamente crescita, fare favori alla sanità privata come sta facendo questo governo e lasciando in disgrazia 50.000 imprenditori come fa questo governo. Ma se dovreste essere indagati per scambio di voto della, voi, ma come vi permettete? Di un settore ma chiave, che dite? No? Ma che dite? Scambio di voto avete fatto? No, avete dato i soldi alle persone per farvi votare? Ci stai accusando di un reato? Ma che cos'è? Un reato? Allora, dici che il reddito di cittadinanza avete commesso un reato? La responsabilità. Assolutamente sì. Il 5 Stelle ha compiuto un reato. Assolutamente sì. Avete dato soldi in cambio benissimo, di voti, questo, vabbè, è, comunque, questo è il reddito di cittadinanza e il super bonus. Ha fatto espulsione alla procura, vabbè, o semplicemente è un millantatore? Faremo semplicemente la commissione d'indagine come già l'abbiamo fatta sul Covid. Si scusi, si vergogni lei e si vergogni per quello che ha detto il suo leader Grillo, che ha detto che siete né più né meno che dei cialtroni. Lo ha detto il vostro mentore Grillo. Beppe Grillo vi ha detto, si è scusato con gli italiani, il vostro mentore si è scusato con gli italiani. Allora, ha detto scusateci per quello che abbiamo combinato in questi 10 anni. Vi dovreste dimettere in massa. Vi dovreste dimettere in massa. Ci vediamo dall'altra parte. Allora io volevo andare oltre questi 110. E anche poi... intelligenza, ma so che allora, scarseggio da quelle parti. Andremo a battuta perché sono finiti i titoli. Ci dicono ci sfumano. Che non possono aiutare questo imprenditore perché la coperta è corta. Però trovano i soldi per fare il ponte sullo stretto. Mi perdoni. E non prendono un euro alle banche che hanno fatto 25 miliardi di extra profitto. Chiedendo alle banche, ci pagate un po' di quegli extra profitti o ci vi tenete più puntata. Del doppio di quella cifra? È evidente che le banche se le tengono. Ma questa è una responsabilità di questo governo che sceglie di aiutare i potenti e non gli imprenditori in difficoltà. Vabbè.
voi cosa contestate? Cioè, al di là dell'impianto della legge di bilancio che avete già, diciamo, criticato, rispetto a questo scontro qual è la vostra posizione? Ma, dottor Bancani, guardi, io credo che Salvini, veramente, il ministro Salvini sia il ministro, credo, più ridicolo della storia di questo paese, perché addirittura arrivare a contestare il diritto allo sciopero, cioè mettersi a sindacare su questo, ma poi da parte di un personaggio che non ha mai lavorato in vita sua, quindi non sa nemmeno che cosa vuol dire sciopero, di questo si tratta. Cioè, andiamo nel merito, più la che dello scontro, è un lavoro, andiamo nel merito, immagino, diciamo, che anche Conte non abbia mai sciopero in vita sua, è un'opinione, diciamo, che non condividiamo, ma andiamo nel merito della questione. Cioè, il ministro Salvini un giorno dice una cosa, un giorno dice un'altra, quindi diciamo c'è poco da considerarlo seriamente, ma il merito, cioè bisogna chiedersi perché c'è una contestazione, perché c'è una mobilitazione. La collega Lucaselli prima diceva questa è una manovra che dà risposte, ma vogliamo analizzare quali sono le risposte? È una manovra che tassa il ceto medio, ci sono 2 miliardi in più sulla busta paga, sulle case dei cittadini italiani. Addirittura si tolgono agevolazioni sui mutui per i giovani e volevano incentivare la natalità. Ancora sulla natalità si tassano i prodotti di prima infanzia, i prodotti femminili, e quindi tasse sulla famiglia. Ma poi io credo che la manovra più vergognosa, e anche per questo si mobilitano i sindacati, sia quella fatta sulle pensioni. Cioè, questi signori sulle pensioni hanno vinto una campagna elettorale dicendo porteremo le pensioni minime a 1000 euro a tutti. Non lo hanno fatto. Confermeremo opzione donna, era nel programma di Fratelli d'Italia, di fatto l'hanno cancellata, ma la cosa proprio clamorosa, aboliremo la legge Fornero, e non solo la rafforzano, anzi sono più duri di lei a dirla, insomma, citando le parole della Fornero, ma fanno un'operazione su quasi 700.000 dipendenti pubblici, tra cui medici, operatori sanitari, dipendenti della pubblica amministrazione, ai quali vanno proprio a mettere le mani in tasca, cioè 700.000 dipendenti pubblici che si vedranno cambiati i parametri per il calcolo della pensione dall'oggi al domani. Mi scusi, do una notizia, nel senso che lì c'è una discussione aperta, come lei sa, e quindi potrebbe cambiare. Attenzione, c'è una discussione aperta, però intanto il governo ha presentato il 16 di ottobre una manovra chiusa in un'ora, non c'era nessun problema, era la manovra migliore del mondo, poi si sono messi a litigare su tutto. Hanno presentato questa manovra dopo 15 giorni, ma il tema su questo, hanno chiesto ai parlamentari di maggioranza di non presentare nessun emendamento perché bisognava tutelare i mercati, rassicurare i mercati, sì, e non creare destabilizzazione, quindi anche questo assurdo rispetto a quello che dicevano dall'opposizione proprio i colleghi di Fratelli d'Italia, ma il tema è che correggeranno magari fra un mese e mezzo, magari, io me lo auguro, ma sarà l'ennesima marcia indietro. Intanto però i medici stanno già scappando dalla sanità pubblica, allora, cioè aspetta, i danni li pagano i cittadini, i danni delle loro retromarce li pagano i cittadini. Adesso, scusate, vi adesso do tutte le repliche. Ma guardi, allora, innanzitutto mi faccio dire che capisco la difficoltà del collega Donno nel capire l'impianto di questa manovra, perché l'impostazione proprio politica avete è completamente voi diversa. La dovete non abbiamo difficoltà. La volete pure correggere, però, quindi Donno, avete voi difficoltà a scrivere. Potete parlare tranquillamente. Parlare, però se dice che io non capisco, e siete voi, no, che non le capite, non perché le scrivete e poi le riscrivete, vabbè, quindi Donno, cambiate però, idea sulle cose che fate voi stessi. Con calma, con serenità, nel merito riusciamo ad affrontare tutti i problemi. Continua a raccontare menzogne. Dicevo, no, io non racconto menzogne, però, perché il governo ha scelto di fare una manovra che fosse incentrata sulla possibilità di rimettere in tasca agli italiani i soldi, e questo viene certificato dalla Banca d'Italia, l'abbiamo detto. Gli pensionati, ora arrivo, ti spiego anche le quello. Le mani in tasca. No, adesso ti spiego anche quello. Spiego. Banca d'Italia, lo avete riportato prima nel servizio, Banca d'Italia cosa dice? Quello che avevamo già detto noi, insomma, non avevamo neanche quella bisogno di quella della questo. Riforma fiscale, no? Dice 600 euro il taglio in del cuneo, in più per famiglia. Il taglio del cuneo e l'accorpamento delle aliquote IRPEF comporta un aumento della capacità reddituale delle famiglie italiane che arriva fino a 1.200 euro. Tra l'altro 600, con un'occupazione, 600 euro di media, Donno, però sì, dai, di su, media, ascolta. Allora, quindi non 100 dopo come diceva la prima, al mese. Ma che c'è? Donno, però, cioè, sai che vuol dire di media? No, sai poi che vuol dire di media? Vabbè, allora, poi la media si fa paragonando. Sì, no, non lo spiego. Allora, se vuoi te lo spiego, no, è un dato matematico, bisogno, voglio dire, è facile. Poi ti spiego. Allora, io no, non c'è bisogno che mi spieghi niente, guarda, proprio non c'è bisogno. Allora, detto questo. No, vabbè, io veramente non ho parole, cioè quando sento una narrazione completamente scollegata dalla realtà, perché intanto, e io
Sfido, diciamo, la collega a ritornare qui in studio, se avrà piacere, dottor Pancani, a febbraio, a marzo. Confronteremo le buste paga di un lavoratore di oggi all'interno della fascia fino a 35.000 euro e poi quelle che percepiranno a gennaio e a febbraio, e vedremo che non ci sarà nemmeno un euro in più in busta paga, perché semplicemente si stanno, e il mantenimento, si stanno limitando a confermare una misura che è già in vigore. Sì. Taglio del cuneo fiscale lo hanno fatto tutti i governi negli ultimi 10 anni almeno, quindi sicuramente noi siamo contenti. Però il problema di questo governo è l'immobilismo sul caro vita, sul caro mutui, sul caro benzina. Avevano promesso di tagliare le accise e non lo hanno fatto. Tutte queste misure hanno bruciato quei pochi euro messi in più in busta paga. Per le imprese non è stato fatto nulla. Altro che noi abbiamo fatto assistenzialismo, noi abbiamo fatto crescere il paese in 2 anni del più 12%, vi abbiamo lasciato un patrimonio in mano, vi abbiamo lasciato anche col super bonus. Col super bonus, avete lasciato, proprio con quello che fino al 17 settembre voleva lasciare i buchi, dei buchi di bilancio che è meglio, guarda, che gli italiani non se ne rendano conto. Il problema è che noi abbiamo lasciato un paese con la crescita del PIL al più 12%. Certo, un milione di posti di lavoro prodotti anche grazie al super bonus, e un'altra serie di misure tutte per le imprese, quindi un paese che stava in salute. Oggi la crescita è allo 0, e fortunatamente, diciamo, che a smentire anche la narrazione di Fratelli d'Italia propagandistica, ci ha pensato ieri il ministro Giorgetti, che ha, diciamo, fatto un'operazione verità, ha detto che la crescita è a zero, cioè siamo ritornati nel terzo trimestre alla crescita a zero. Quest'anno probabilmente dovranno rivedere le stime di crescita. Quindi hanno raccontato una serie di menzogne agli italiani. Il concetto fondamentale è, prima dal punto di vista politico, che questo governo ha strizzato l'occhio ai balneari dicendogli che anche per quest'anno si sarebbero salvati dalla applicazione della direttiva Bolkestein, cosa che poi chiaramente si sono dovuto rimangiare come mille altre cose. Il tema fondamentale è che affrontare i discorsi di concessione in Italia è sempre complesso, proprio perché abbiamo un retaggio di utilizzo dello spazio pubblico, del demanio, dello spazio che riguarda le spiagge, con un'ottica che non è sicuramente quella che è identificata nella direttiva. Mi spiego meglio: il discorso di avere delle concessioni che durano da anni è forse l'unico caso in Europa. Il tema è molto chiaro e si risolve soltanto avendo la fermezza, la chiarezza di parlare ai concessionari in maniera semplice ma chiara, dicendoli e non prendendoli più in giro, perché si andrà a bando e come si costruiranno i bandi sarà la differenza tra fare un buon lavoro e un cattivo lavoro, semplicemente questo. Però è chiaro che delle, diciamo, posizioni di privilegio nell'utilizzo dello spazio demaniale devono finire. Bisogna anche evitare, però, d'altra parte, che ci sia nelle spiagge più appetibili magari la possibilità che vengano cannibalizzate da grandi gruppi. Certo, cosa chiaro. Possibile. Scusate, rimaniamo su Conte. Mi dispiace rimanere. Il tema è che Conte è attaccato da Grillo. Va bene, però c'è un. Onorevole Boschi, mi scusi. C'è un tema che ha richiamato l'onorevole Baldino, che riguarda i provvedimenti dei 5 Stelle. Facciamo un passo avanti, perché lei dice, racconta, diciamo, questo disastro di Grillo, però resta un punto: che il Movimento 5 Stelle oggi è ancora il terzo partito italiano nei sondaggi, no? Allora, perché è il terzo partito nei sondaggi? La Baldino rivendica una serie di provvedimenti. Vediamo quelli che sono, diciamo, un po' i provvedimenti bandiera, no? 5 Stelle: reddito di cittadinanza, decreto dignità, spazzacorrotti, taglio dei vitalizi, super bonus, il PNRR, riduzione parlamentari, cashback e decreto clima. Ma diciamo, vogliamo rimanere ai primi 5, perché poi sugli altri ci sarebbero un po' di questioni più specifiche. Ma ecco, Boschi e Baldino, c'è qualcosa che ha fatto bene all'Italia, o lei cancella tutto, diciamo, di questa attività dei 5 Stelle? Io penso che non abbia fatto bene all'Italia, nel senso che non abbia cambiato la vita degli italiani o il bilancio del paese, ma noi siamo sempre stati d'accordo sul taglio dei vitalizi, tant'è vero che l'abbiamo fatto nelle regioni che governavamo e l'abbiamo fatto poi quando siamo stati in Parlamento. Non è che l'hanno fatto il Movimento 5 Stelle, perché esisteva già, anzi semmai il problema è che è stata fatta ora una delibera in Senato, votata anche da un ex del Movimento 5 Stelle, per ripristinare i
realtà eventualmente sul pregresso vitalizi, su quello possiamo essere d'accordo. Però sul resto, voi non l'avete mai fatto, sul resto, dovuti arrivare sì, noi sì, per no, farlo. No, l'abbiamo fatto, guardi, no. quando eravamo al governo abbiamo fatto la prima legge e addirittura sul taglio dei vitalizi nella legislatura precedente alla nostra, che poi è stata confermata. Siamo dovuti arrivare noi per fare alcuni ho detto questo, il problema del Movimento 5 Stelle non è che sono io che dico che il Movimento 5 Stelle non è più il Movimento 5 Stelle e che è un'altra cosa, lo dicono Casaleggio, lo dice Grillo, lo dice Di Battista, non lo dicono bene. Esperienze esterne, però nemici i sondaggi del vanno Movimento bene. 5 Stelle. Guardi, i sondaggi possono anche andare bene, però dopo 3 anni di governo Conte, quando si sono ripresentati alle elezioni, hanno perso 6 milioni di voti, hanno dimezzato i voti. Allora, Baldino, dopo 3 anni di governo Baldino, Conte, la voglio portare. Allora, intanto mi lasci dire subito che io non posso prendere lezioni da chi non esiste nel paese a livello elettorale di consenso, perché noi almeno noi siamo la terza forza politica, voi avete non avete dimezzato ecco, i voti, avete dovuto fare un'alleanza non con Calenda, salvo poi disattenderle e divorziare, perché altrimenti che lei è veramente una grillina. Non sareste entrati in Parlamento. Voi non riconoscete l'opposizione. E devo dire e che le manca anche l'educazione, perché quando una persona parla dovrebbe lasciarla parlare. Eccola, finalmente l'abbiamo riconosciuta. Dicevo, le manca anche l'educazione, perché quando una persona parla dovrebbe lasciarla parlare. Stiamo guardi, dicendo che avete avuto proprio la necessità da lei, di con tutto fare quello che un'alleanza. Un'alleanza di comodo, un matrimonio di comodo per poter entrare in Parlamento, perché altrimenti non avreste raggiunto la soglia di sbarramento. Ma quindi guardi, questo lo dobbiamo dire. Noi a abbiamo proposito preso di riforme istituzionali. Guardi, Renzi intanto è stato eletto dai cittadini presidente della provincia, sindaco di Firenze, sì, ma Renzi stiamo parlando del presidente ed era il leader eletto democraticamente del principale partito del paese. Non è stato scelto in una stanza di hotel da 3 persone. Nemmeno Renzi sarebbe diventato presidente del Consiglio se ci fosse stato il Conte non ha mai preso un voto prima di arrivare a Palazzo Chigi, ma nessuno lo conosceva, però nemmeno ne voi, molti di nemmeno di Grillo voi, lo conosceva. Comunque. Io la preoccupazione che ho è che si voglia aprioristicamente far morire la via della seta, non rendendosi conto che certe cose accadono comunque. Faccio un esempio, parlo del mio porto. Nel mio porto un nuovo intervento mio nel senso, sì, no, senso lato ovviamente una nuova zona di infrastrutturazione portuale fatta da un intervento privato in concessione pubblica ovviamente piattaforma logistica triestina che anche se aveva già in quella fase delle richieste di compartecipazione all'intervento con società cinesi CCCP e Cisco decide una partnership forte col porto di Amburgo, con la municipalità di Amburgo, allora ALA si chiama la società, che è municipalità, quindi 100% pubblico, oggi ALA vende il 25% delle quote alla società cinese che doveva entrare nel porto di Trieste, cioè di fatto indirettamente anche piattaforma logistica triestina ha un controllo o una parte di controllo da parte di una società di Stato cinese. Questa cosa per dire che anche se noi ci poniamo in modo critico nei confronti della Cina per tante cose, dal punto di vista commerciale, l'interesse a lavorare con un mercato è inevitabile. È inevitabile. Allora, ritorniamo in studio. Stavamo l'onorevole Marianna Ricciardi del Movimento 5 Buongiorno. Stelle. Onorevole Ricciardi, che ne pensa di quanto ha detto l'onorevole Nevi? Ma è chiaro che il mercato tutelato andava prorogato. Noi adesso ci troviamo con circa 12 milioni di famiglie che si troveranno in difficoltà ad affrontare un aumento dei costi per la stagione invernale tra 150 e 200 euro complessivi. E se consideriamo anche che l'Eurostat ci dice che il 63% delle famiglie ha difficoltà ad arrivare a fine mese, sicuramente questa misura andava prorogata. Tutto questo si mette nel contesto di una manovra che prevederà circa 2 miliardi di nuove tasse per tasse sulla casa, tasse sulla natalità e quindi le famiglie si trovano in una difficoltà notevole, quindi sinceramente credo che tutti gli sforzi sarebbero dovuti essere convogliati per andare a prorogare il mercato tutelato. Se non avessimo anche per il 2024 20 miliardi da far tirare fuori agli italiani alla fine,
per pagare il superbonus, con il quale si è creata certo una crescita in quel settore lì, e vorrei vedere, ci metti 140 miliardi in un settore, non poteva non crescere il settore, non so, di qua, di, della produzione di crescita. Allora facciamo così, non è che si so possono che... dare sussidi né posso ai singoli sì, no, né siccome alle so grandi, che Silvestri non grandi... solo agguerrito ma è preparato sul superbonus, immagino voglia replicare, voglio su quello. No, voglio solo regalare al mio collega un loro ordine del giorno del 2021 dove chiedevano sul superbonus, perché lì c'era da prendere i voti, di prorogare fino al 2025 tutti i bonus edilizi, superbonus, sisma bonus, bonus facciate, bonus ristrutturazioni, ecobonus, bonus verde, addirittura il bonus verde e i bonus mobili che poi adesso hanno tolto. Tra l'altro chiedevano di fare una cosa che al governo hanno tolto. Questa è firmata Maschio Mollicone, che non è un aggettivo per i loro deputati, ma sono due loro deputati. Sono due deputati. Esatto. Sì, sì. Nel 29 dicembre 2021, oggi vengono in una trasmissione e ci dicono che non riescono a fare quello che hanno promesso perché c'è il superbonus, che prima era 140 miliardi di debito, adesso 100, adesso è diventato 20. No, cioè 20, non... 20 solo nel 20, 2024, ah, vabbè, 140 in totale. Ah, vabbè, vedi, meno male. Dovreste sapere anche voi che l'avete detto. Così come nel 2021, e adesso sono diventato nel 2021 ci dicevano fantastico, che era tutto coperto, allora se era coperto copriamolo anche per gli anni dopo. Invece così non era. Quindi voi proponete le cose così, a cavolo, senza saperlo. No, avevamo da chi governava ci dicevano che era tutto coperto, allora sia tutto coperto. Professor Cassese, questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo.